Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Io sono Simonen e oggi portiamo un video leggermente diverso dal solito, più o meno. Sono tagliato perché non lo sto facendo da solo ed è una deck profile di Vaio Turbo che ho portato a un torneo, a un Winner Black Rose Ghost Unlimited, non in prima. Un torneo da una tracchetta di persone che abbiamo fatto a Particello questo weekend nel Reggiano. E ho fatto quinto posto, cioè top 8, alla fine quinto per il tiebreaker. Ho fatto 5-0 in Svizzera, ero primo e ho perso la prima della top contro Hero Diva. Ho giocato Vaio Turbo, adesso farò vedere la lista velocemente. E il matchup che ho beccato sono stati un Mirror alla prima, che ho vinto 2-1. Dopo mi sembra Hero Beat. Quasi sicuro di aver beccato Hero Beat. Dopo ancora Hero Diva, Blackwing, Carlo con modalità assalto, abbastanza crazy. E nel top ho preso un altro Hero Diva e ho perso 2-1. Ho vinto questo tappeto ulti, molto bello. Il torneo è stato molto divertente, spero di fare un altro nel futuro prossimo, perché mi piace molto la risoluzione come formato. Adesso andiamo nella lista. È una lista di Vaio abbastanza standard. Gioco 2-2 degli startini e un rota, quindi praticamente 5 di questi. Non gioco 3 graph perché questo senza discard è completamente inutile e a certe volte non vuoi neanche scartare perché comunque ti servono le carte che hai in mano. E mi sono trovato benissimo, non ho mai breccato, quindi lo riconfermerei. Ho giocato poi mono necro e mono plague. Classici target di Graph o di Arma e questo è fortissimo, davvero Turbo Broken, Sentinella è anche molto buona perché ti protegge il Graph. Mono Dad, perché è Dad, due Kaios, scusate, due Kaios, alcuni ne giocano tre, alcuni proprio non lo giocano, però Kaios OP. Ma tre trovo un po' peso, nonostante tu possa anche scartarlo, diciamo, di Graph, però non è ideale. E a due l'ho goduto. Poi ho giocato Mono Gods. Non so se lo riconfermerei, certe volte è stato utile, certe volte no. Diciamo che in linea di massima certe volte ti aiuta perché quando peschi magari Graph con un nome pseudo inutile in mano, puoi o scartare lui oppure baitare, cioè passare a campo vuoto, far entrare Gods anche su un 1500-1700 e giocare con i body finché non peschi roba utile da scartare di Graph. Oppure il contrario, quando peschi solo gli scartini, tipo Necro, Plague, Vaio in mano e non hai modo di, cioè fare setto Vaio non è fortissimo, quindi tanto vale provare a creare Gods, però non so se lo confermerei. Pacchetta nera, ho giocato la Sirocco, Mono Gale, fortissimi, Mono Elfin, 3 Vaio, direi abbastanza standard, alcuni non giocano Elfin, a me è piaciuto abbastanza perché ci sono certe situazioni in cui fare subito Armor Master con Graph è buono, quindi giocherei ancora così. Poi vabbè, sono il motore del mazzo, quindi cosa stiamo dicendo? Di altri nomi ho giocato un Card Trooper per millare, solido perché peschi uno quando va al cimi, sempre forte, è un 3, quindi fare delle giocate un po' strane, tipo magari un Catastor, certe volte con Plague, oppure per rubare il Tuner dell'Oppo fare i 6 facilmente, magari con un Gale contro Blackwing. E viceversa. Ho giocato poi Trarico, Mono Nimble e Mono Charge. Charge non mi piace tanto perché la parte di millare è buona, la parte di addare certe volte è forte, certe volte no perché stai letteralmente dicendo al tuo avversario che hai Rico in mano e quindi per esempio contro Hero Beat la tirata ho millato in nulla e ho stato uno che era Rico perché avevo la mano un po' bricky. E mi ha sparato sparso Rico e ho perso la partita tipo on the spot. Poi come altra spot ho giocato mono tifone, mono da storm, non c'è niente da dire. Questa fortissima, mi ha risolto un sacco di partite. Allure Brain, anche questa qua davvero molto forte, tutte magie abbastanza di staples, quindi niente da dire qui. Come trap ho giocato Dashut, ovviamente. Due bottomless che non erano in ordine, scusate. Due bottomless, mono torrente. Questo
sai, due prigioni e un taglio karmico, perché un taglio karmico perché il matchup più brutto di questo mazzo è Monarch. Frog Monarch ti spacca. E questa con altre carte di side sono 9 carte di side contro Frog Monarch. Quindi questa era per avere la nona contro Frog. E in generale perché di main è quasi come avere una terza presa. L'unica che scarti uno, certe volte ti sbricca la mano, il più delle volte non è stato uno sbrick, anzi è stato più o meno, però in generale magari non so, arriverai, magari non giocherai forse due di side e tre prese di main, I guess, non lo so, perché comunque questa contro Monarch è davvero fortissima, ma non ho preso neanche uno. Poi ho giocato con le trappole, mono dust per le backrow, mono mirror e mono judgment. Non giocavo Oppression perché al momento non ce l'ho. Non ne ho sentito troppissimo la mancanza, devo dire, per il matchup che ho incontrato, perché a parte l'ultimo Euro Diva che G1 è stato un devasto, perché ho pescato un po' malino l'ho pescato molto forte. Credo di aver gestito bene tutti i matchup contro Hero, quindi non ne sento particolarmente bisogno. Però ammetto che se avessi preso un Quickdraw l'avrei voluto avere, quindi adesso la prenderò. E come extra, pacchetto nero, ho giocato due Armwing, Mono Silverwing, doppio Armor Master, direi abbastanza standard. Praticamente le mie carte fai dell'extra, perché giochi un Tuner, no due con Gale, e vai un peso sul terreno. Quindi sì, fortissimi. Non credo che giocherei mai a tre Armwing, anche se in top cut sarebbe stato utile avere il terzo, ma non credo sarebbe che avesse anche. Come pacchetto 8 ho giocato i soliti Colossal, Cinnamon, Stardust, Black Rose, questo Dark Hand fortissimo, niente da dire su tutte le staple di Exo, Mono Brio, Mono Goyo, al solito catastro, Chimertek per gadget, anche se non ho beccato, c'era una macchina però, quindi quasi, e un braccio arsenale, che lo fai con Rico e un Tore, generale molto standard, extra, ma credo che tutti i mazzi Exo sia così. Di side ho giocato tre corvi per il Mirror e Monarca, quindi abbastanza standard. Due Sidra, perché in generale sono forti andando secondo un po' contro tutti. Poi per finire contro Monarca ho giocato tre tappeti e due maschere. Due maschere non tre perché ho voluto rispettare un pochino di più anche i Robit e i mazzi che in generale giocano Skill Drain, e mettendo un Duster in più, in modo da avere due Dust di main e un MST più Tempesta. E poi ho giocato tre specchi in prigione della luce per Christian e matchup, diciamo, che giocano fanno Turbo Christian o anche Lightsworn, perché non avevo se no out praticamente, a parte un taglio karmico sporadico o una Battle Trap, però mi piaceva avere l'extra sicurezza di questa, perché se no contro Vile Christian avere un dito nel culo non lo alzi più. E niente, questa è stata la mia decklist. Direi decisamente molto standard. Prima di fare il torneo ne ho viste un paio e ho deciso di montarla così. È molto simile a quella di Daniele Stella che avevo trovato su YouTube. E devo dire che sono stato molto contento del mazzo, ho performato molto bene, mi sono divertito molto. E spero di fare un prossimo torneo presto, come già detto. Detto ciò, grazie per aver guardato, mettete un like, iscrivetevi, così magari compriamo altri tappeti Ultimate e alla prossima!